Una panchina contro ogni forma di violenza, anche quella che potrebbe aver subito Giovina Mariano, l'ex dipendente del comune di Pescara, misteriosamente scomparsa dalla sua casa di Moscufo nel 2017. La procura di Pescara ha aperto un fascicolo per omicidio, anche se alcuni suoi familiari, pur non avendo prove concrete, continuano a sostenere che Gioia, così la chiamavano i suoi amici, è viva, sta bene e chissà dove se la sta spassando. Ne sono convinti a tal punto da cercare di dissuadere sui social gli abitanti di Fallo, suo paese d'origine, a partecipare alla cerimonia organizzata nei giorni scorsi dall'associazione Penelope in collaborazione con l'amministrazione comunale. Gioia era una persona molto riservata, discreta, affettuosa per la famiglia, era molto legata a tutta la famiglia, alle zie, alle cugine, ai cugini. Quindi non sappiamo che pensare. Certo è molto strana questa scomparsa, non sarebbe mai andata via senza farsi più vedere, sentire da almeno da uno di noi. Non era il carattere suo comportarsi così, cioè, ci sembra tanto strano. Ecco. E lo stato d'animo è sempre lo stesso, ormai siamo appesi a un filo, cioè, da una parte il cuore non si arrende, perché dice finché non è trovata, anche se magari, però la testa lo sa che Gioia non c'è più e non sappiamo, non sapere dov'è e cosa sia successo, ovviamente è dura, eh. Nonostante il tentativo di boicottaggio all'inaugurazione della panchina rossa in ricordo di Giovina, c'erano proprio tutti, sindaco e vice sindaco, Gianluca Castracani e Rossana Mantelli, i cugini, gli amici, le ex colleghe, oltre un centinaio di abitanti di Fallo e tutti i volontari di Penelope, dall'avvocato Raffaella Anzivino alla presidente Alessia Natali. Il paese ha risposto veramente in un modo che io non potevo neanche immaginare. Tanta è stata la partecipazione, il nostro momento, ecco, di commemorazione è stato più che altro per far fermare a riflettere un po' tutti, perché forse con oggi i familiari possono cominciare ad elaborare un lutto, perché fino ad ora si è sempre parlato di scomparsa, ma in realtà Gioia è scomparsa perché non è più in vita. E non sono delle macabre congetture queste, sono affermazioni della procura di Pescara.